Amici, buongiorno! C'è bella novità che oggi a pranzo e a cena abbiamo una cosa strabona. Strabona, perché mio compagno è stato a Liguria. Ciao Liguria! Che cosa si può portare da Liguria? Indovinate voi. Schiaccia di Recco, fa perdere la testa, ma quella vera. A Rapallo, da Rapallo però. Rapallo, Santa Margherita Ligure, ma là si vende quella proprio vera vera, lui ha comprato a Rapallo. Ora mangiamo non so quanti pezzi perché è arrivato, lui è stato 5 giorni là per motivi sportivi e portato questa, ora sta in frigorifero, ora io scaldo sul padella e mangiamo questa, amici. Come fanno là, non fanno fare da nessuna parte, guardate. Seguite perché tanti non hanno assaggiato, non lo sanno nemmeno che cos'è, specialità tipica di Recco di Liguria. Che quando si assaggia, io almeno assaggiato, ho perso testa subito. Quelli che stanno a Liguria non capite perché voi mangiate tutti i giorni, ma quando uno straniero viene da voi e assaggia questa anche perché così, sembra bianca, sembra chissà che cos'è, magari non è buona, ma perché non è presentabile, in senso stracchino è tutto bianco così. Non è una pizza vera così, chissà com'è. Ma quando uno straniero prende per la prima volta, non dimentica mai più nella sua vita Recco Liguria, non si trova nemmeno in Cinque Terre, perché siamo stati là anche qualche anno fa, abbiamo girato là a Cinque Terre e Liguria e non abbiamo trovato nemmeno uguale buona. Fanno qualcosa ma che si assomiglia, amici, si assomiglia ma non è uguale come fanno là a Recco. Sono stata anche l'anno scorso a Recco apposta, siamo andati là a questo paesino. Là c'è 3-4 panetterie dove fanno le panetterie, poi anche fanno apposta questo posto là, comunque mangiamo là e ci vediamo a casa. Eccomi qua, schiaccia di Recco, quella originale. Chi mi vede per la prima volta, vi faccio vedere una cosa pazzesca che umanità sa fare solo qua, solo in Liguria, perché nessuno né Sicilia né Centro Italia né Nord non capaci fare, fanno qualcosa che si somiglia ma come quelli non riescono fare. Guardate, curiosità, apriamo originale, apriamo per la prima volta, non lo so quanti pezzi ci sono qua, chiudono così e vendono così. Padella pronta, ora scaldo leggermente, saluto tutti Liguria, quanti pezzi? Vedete da caldo si è spostato perché ovviamente è stato da ieri, è stato in frigorifero, ora scaldo dolcemente. 2, 5 pezzi, si è staccati perché piano piano amici, mettiamo qui già subito a scaldarsi dolcemente. Così, ora abbasso perché ho messo 7. Non deve essere così forte. Perché induzione è una cosa molto veloce. Oh, mi si è attaccati qui. Amici, non vi preoccupate che si presenta così. Perché quando si riscalda dolcemente, e sarà una cosa, dovete provare. Dovete proprio fare un giorno, fare viaggio a Liguria e provare andare a Recco e comprare quella originale. Ah, allora 6 pezzi, perché qui ci sono 2-6 pezzi. Allora mangiamo, non lo so, 2 e 2 stasera. Danno farina di, perché non si deve aggrappare insieme, danno farina di riso, lo so, sono stata là. Ecco qua, 6 pezzi, amici. Con una mano difficile. Ecco. Guarda, leggermente, dopo 4... Quanti pezzi? No, 3, perché stasera ancora mangiamo. Allora questo lasciamo. Vasoio è questo. Vedete? Che bellezza. Ora, non vi preoccupa, non voglio mettere nel forno. Forno sarà meglio, ma non voglio accendere. Guarda, questa è già calda. Così. Ecco. Ora poi cambio. Questa metto sopra, quella sopra. Ma è importante chiudere. Questo segreto, amici. Chiudere e temperatura bassa. Non dovete assolutamente, mio compagno ancora non c'è, sta arrivando dal lavoro. E basta così, 4 anche. Oppa, sono tutta stanca, guardate che ho comprato, oggi ho comprato prugne, tutto 4 euro. Questi belli grossi costano 1,99 da questi arabi, da questi, come si chiamano? Da gli egiziani.
preso poco perché camminando andavo sullo zaino, ho messo, ma belli, questa qua è proprio morbida, bella, grossa. E conviene perché questi grandi supermercato più piccoli gli fanno pagare 3 euro, amici. A questi qua quasi gratis, guardate. Questi qua, 99, era parecchio morbidi, troppo maturi, ma io ho scelto quelli quasi duri. Ora voglio uno assaggiare assolutamente. Aspettate, ora più morbida, guardate, è proprio duri. Ora metto anche il frigorifero, questa più morbida, questa. Ora voglio assaggiare perché è importante il sapore, amici, sapore. Sapore, guardate ancora qua. Voglio dare molto perché anche sete. Anche sete io. Ah, ancora questo da Liguria, da Genova. Guardate che regalo questo. Ora faccio vedere. Primo morso, amici. È buona. Sapone c'è, quello vero, quello buono. Buona. Dovevo prendere di più, ma sono a piedi. Se domani c'è, prendo ancora perché scusate, 99 questi pruni è gratis. Il supermercato 3,50. Abbiamo aperto, amici, anche questo regalo. Vedete, era tutto insieme. Il vino è questo qua. Dolcetto dell'Alba Liguria, voi sapete che cos'è? Un vino dolce, io penso. E si doveva insieme questi biscotti. Vedete, biscotti già abbiamo mangiato un paio. Questo tipici biscotti di Genova. Più da hanno regalato questi qua. Vedete? Questi qua. Questi con gruppo B, vitamina gruppo B, ma amici, già dentro non c'è niente perché messo in questo da congelare, tutto gruppo B, ecco qua, vedete? B12, 100%, vitamine questi qua, del gruppo B perché sportivi usano, questo si congela, amici, ecco qua, siamo qua, già messo nel congelatore, ieri abbiamo mangiato e si mangia come ghiacciolo, vedete? In questo modo così, è buono. Abbastanza buono, cavallo regalato, non si guardano, non si guardano in faccia, amici. Ora volevo tirare, volevo, amici, mio frigo, volevo fare vedere ancora una cosa qui, perché qui c'è altro regalo che da un po' che sta, un altro regalo, amici, questo qua, ora vi faccio vedere, è da Genova, sempre da Genova. Ora siamo qua, faccio vedere qua. Aspettate un attimo. Questo già da un po' che sta in frigo, non abbiamo aperto, perché a sportivi, quando uno sportivo, mio compagno gioca proprio per divertimento, gioca mini golf e ho preso buon posto, ho preso primo o secondo posto, ora non mi ricordo amici, e hanno regalato, io già qui apparecchiato, mangio apparecchiato da stamani, perché sapevo che torno stanca morta. Che cosa hanno regalato? Tutto da aprire ancora. Allora, vedete? Salumi, diversi salumi, guardate. Speck. No, no, questo non è da Liguria. Questo da, dove è stato? Nord Italia. Dolomiti, amici, scusate, mi sono dimenticata. No, 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 questo da Dolomiti. Ora, quando torno, domando, IGP, perché vedo c'è Speck, ci sono diversi salumi. C'è questa qua di legno, vedete, legno per affettare questi salumi e ci sono quella tipo pane secco. Questo qua pane secco. Ecco qua. Da dove viene questo qua? Dove è stato lui? Aspettate, dove? Ah, Predazzo! Lui è stato a Predazzo, amici. Conoscete Predazzo? Predazzo, sono stata, è un paese meraviglioso, molto verde, molte montagne, alti. Qui non ho chiuso bene, vedete? Ecco, così dritto, chiudi. Così deve essere. Ci vediamo amici a tavola. Alziamo 5 perché vedo che sta troppo fermo. Ah, bisogna girare. Vedete come si scalda? Guardate che si fa. Vedete già bolle. Basta, già fatto, senza forno, senza grasso. Sotto non ho messo nessun grasso.
Guarda, già bene, già bene. Già basta, ora chiudo perché deve essere caldo. Così. Vedete come si scalda bene? Vabbè. Minimo, amici, sempre il minimo. Spengo completamente perché i copro. Ecco così. In 2 minuti che abbiamo parlato qui, già si è scaldato. Non serve forno scaldare perché il forno costa tanto, amici. Io bolletta pago pochissimo, pochissimo. Io vi faccio vedere quanto costa luce e quanto costa gas. Gas non ce l'ho estate, non pago niente gas perché è induzione, amici. Conviene, vi consiglio tutti, chi ce l'ha gas cambiate e prendete induzione. Intanto io prese di gas ce l'ho qui sotto, qui indietro, vedete qui, indietro. Quando si tira quella, quando si scavalca questa c'è anche per gas. Se io voglio domani mettere piano cottura di gas, io posso fare anche domani perché è tutto pronto. Con questo vi saluto, amici, guardate che affare. Questi proprio duri ancora, 99 centesimi. Mi piace tanto fare affari. Io prezzo pieno non prendo mai. E per questo ce l'ho sempre soldi in banca, amici. Bene, a presto. No, a presto, ci vediamo ora a tavola, assaggiamo a pranzo, amici, sì.